Ucraina e Russia raggiungono un nuovo accordo perché riprenda la tregua nelle zone separatiste nell'est del paese. Il nuovo cessate il fuoco, che inizierà lunedì, è stato deciso in una riunione a margine della conferenza internazionale di Monaco sulla sicurezza. L'accordo giunge dopo gli scontri delle ultime settimane tra i militari ucraini e le milizie separatiste. Il gruppo di contatto ancora una volta ha convenuto che il 20 febbraio inizierà il cessate il fuoco e inizierà anche il ritiro dei mezzi militari pesanti. Abbiamo attivamente sostenuto questa decisione. L'applicazione della nuova tregua tuttavia è ben lungi dall'essere una certezza. Finora infatti i separatisti filorussi non hanno commentato l'accordo. Ci incontreremo ancora tra poche settimane in preparazione del processo politico, che sarà il compito più difficile, ma senza un cessate il fuoco e senza la deposizione delle armi pesanti sarà impossibile mettere in moto il processo politico. Intanto il presidente ucraino Poroshenko, durante un incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti, ha accusato la Russia di violazione del diritto internazionale. Con un decreto presidenziale Mosca ha infatti riconosciuto i passaporti rilasciati nelle regioni separatiste dell'est dell'Ucraina. Okay, thank you.